Deception, pazzesco, assurdo. Mi avete confermato che le regole sono più o meno uguali per tutti quanti i livelli per prendere S, anche se non è ancora uscito il primo video extra dove prendo S nelle scimmiette, però me l'avevate già detto durante la blind run su Dark Deception. Io ho confermato solo una cosa sulla wiki, cioè il fatto che da livello 2 in poi posso morire almeno una volta. Nelle scimmiette non potevo mai morire, da qui in poi almeno una. Non che mi consoli tanto questa cosa, ragazzi, però c'è una parte di me contorta e assurda che pensa che forse c'è speranza di prendere S a questo livello qua. Secondo me dai Watcher in poi ce lo possiamo scordare. Però secondo me con Agatha, se ce la giochiamo bene, ma bene bene bene, c'è speranza. Ora ovviamente, ragazzi, mi preoccupano due cose. Primo, io ho la foto dei segreti, che però non ho mai visto, quindi la prima volta lo faremo insieme e proveremo a vedere i quattro segreti, ragazzi. Non come le scimmiette che ce ne sono due, ce ne sono quattro. Tre nella prima parte e uno nell'altra parte. In tutto questo c'è Agatha che ci insegue. E soprattutto a me la cosa che mi preoccupa di più, che infatti ve l'ho anche detto nell'altro video delle scimmiette, quando lo vedrete capirete, cioè il fatto che io devo anche raccogliere due frammenti extra, che sono quelle pietruzze rosse che ti servono per vedere il nemico. Non le avevo mai considerate gemme anche loro. Quindi devo trovare anche quelle due, che è la parte più difficile di tutto il procedimento per prendere S per quanto mi riguarda, e poi lo devo finire entro 20 minuti, che, ripeto, si potrebbe fare. Una cosa però la voglio dire, cioè quello che io penso di Agatha, perché ci ho riflettuto un po' sul perché Agatha odi così tanto Birs. Di fatto noi sappiamo che Birs ha fatto una specie di sacrificio sus nella sua epoca per diventare attrice, sacrificando una bambina. Secondo me quella bambina è Agatha, per quello che ce l'ha morta con Birs. Seconda teoria, Agatha è il riflesso di come noi vediamo nostra figlia che abbiamo abbandonato, e quindi che Birs abbia ucciso questa bambina e questa bambina si sia reincarnata in Agatha, che dà retta a Malak, perché in fondo è stata sacrificata per evocare Malak, quindi avrebbe anche senso, no? Perfetto, ragazzi. Ma quanto tempo che non facciamo Elemental Evil con la nostra adorata Agatha? Io la mappa non è che l'ho imparata bene. Ho in mente più o meno dove sono i primi tre segreti qua. Quello dall'altra parte non ne ho idea. Anzi, facciamo che me lo vedo subito, ragazzi. Aspetta, mi vedo al volo dov'è il segreto dall'altra parte e ritorno subito. Ok, l'ho visto. Dovrebbe essere nella parte bassa, però sus lo stesso. Sicuramente mi piacerebbe stannare Agatha, ci proveremo. Però sicuramente io ci andrei di velocità, sus e di calamita, ragazzi. Vediamo come va. Prima volta che riprovo Agatha, eh? Vabbè, io skipperei il dialogo, ragazzi, che dite? Allora, andiamo subito a prendere il primo segreto, che dovrebbe essere da queste parti. Vediamo un po', eh. Allora, non lo trovo, dovrebbe essere qua. Ah, è questa stanza qua. Eccola. Questo è il primo segreto. E c'è l'immagine di papà che guarda la figlia e la mamma che cavano. E allora sì, Agatha è il riflesso di come noi vediamo nostra figlia. Ragazzi, assurdo. Andiamo. Secondo segreto è... Non me lo sono perso. Mi sa che... No, secondo segreto non me lo ricordo, ragazzi. Devo impararmi a memoria. Il primo l'ho trovato, è quella stanzetta là. Forse è qui? No, non è qui. Ah, era questo? L'avevo trovato, era quello, ragazzi. Era quella porta. Allora, ragazzi, non mi interessa adesso vincere, però vorrei capire i segreti, ragazzi. Abbiamo perso, ovviamente, perché non è possibile morire così presto, ragazzi, quindi questo è giusto. Ah no, questa è una stanza misteriosa, non è uno dei tre segreti. Ah, ok, ora che l'ho visto, vedi? Questo è un segreto. Ok, quindi il segreto numero uno è questo. Ora l'altro dovrebbe stare da tutt'altra parte. Ok. A meno che... Mi è venuta un'idea. E se il trucco fosse che mi devo prendere prima le gemmine, così switcha nella fase 2, Agatha se ne va e io ho tempo di recuperare i segreti? Potrebbe essere un'idea. Allora, proviamo così adesso. Adesso io mi concentro a prendere tutte le gemmine cercando di non crepare. E poi Agatha dovrebbe sparire e andare nella fase 2.
E noi abbiamo tempo di recuperare i tre segreti. Se i segreti si disattivano quando Agatha va di là, ce la prendiamo nel sederino, ragazzi. Va bene? Questa è l'idea, più o meno. Ok, adesso dobbiamo provare a fare il mio piano. Cioè, provare a trovare i segreti adesso. Sicuro. È questa stanzetta qua. Uno l'abbiamo trovato. Eccolo. Ok. E l'altro sta nella parte da questa parte. È qua, eccolo. No? Questa? No? Qui, eccolo. Questo. Questi sono i tre segreti. E in più abbiamo sbloccato questa stanza che non c'è neanche scritta sulla wiki, che è la stanza misteriosa. Ah no, eccola, questo è il primo cristallo extra. Perfetto, ce ne serve un altro adesso però, che mi sa che è nella fase 2, ragazzi. Allora ragazzi, fase 1 si può imbrogliare in questo modo incredibile. Ora fase 2 è sus però, io ve lo dico. Non siamo ancora mai morti, positiva questa cosa. Scusami. Ah, non mi ricordavo minimamente Malak che camminava come un Chad lì, va bene. È qua giù, ragazzi, è qua giù, eccola. Eccola. Ok. Ok. Molto bene, abbiamo trovato subito. Ok. Ok. Ok ragazzi, sono presissimo, Cavolo! Corri, corri! Ok? No, l'anello, l'anello! Oddio! Ragazzi, ma mi lascio le mani fragili! Allora, con calma, non me lo ricordo mai nella vita il percorso e poi c'è da affrontare Agatha nella boss fight. Ok ragazzi. Ok. Move faster. Malak's here. Try to run. Cavolo. No shortcuts. No. 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 Mamma mia ragazzi, che ansia. Ok, boss fight finale. Ok, con calma ragazzi. Con calma. Ok, l'ho stannata. Via, 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 via. Ok. Ok. No, 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 pensavo si stannasse. Pensavo si stannasse, cavolo. Ragazzi, no! Una volta possiamo morire, vero? Una volta! Ragazzi, no! Dai! Pensavo si stannasse! Pensavo si stannasse, cavolo! Dai!
Pensavo si stannasse. Abbiamo vinto, non ci posso credere. Come mi ha preso? Ragazzi, che inculata però, ragazzi, me lo concedete? No, raga, non ci posso credere, ragazzi, abbiamo fatto. Mi ha fregato malissimo alla fine. A questo punto, ragazzi, avete visto come si fa? Io vi ci provo a chiudere mezz'oretta. Vediamo come va, ragazzi. Ho perso veramente come un fagiano, ragazzi. E non ho capito come. La prima volta mi ha preso perché pensavo si stannasse di più, e invece poi si stanna. Quindi avevo premuto male io il tasto. L'altra mi ha fregato col portalino, forse. Non l'ho capito, ragazzi. Mannaggia. Ragazzi, vi taglio. Vediamo se riusciamo ad arrivare di nuovo a quella fase lì, ragazzi. Però la vedo difficile, eh. A tra poco, forse. Ragazzi, siamo tornati a prendere l'anello con due vite. Ora c'è la parte della fuga. Ho visto un video di un tizio che lo riesce a fare con una facilità imbarazzante. Lui, quando adesso ci sono i portalini, va dritto. Però il video è di 2 anni fa, quindi a me preoccupa questa cosa. Perché io non vorrei che all'epoca Dark Deception ti permetteva di entrare nei portalini fake senza che tu crepi, capito? A quello lì ci passava, suonavano e via. Io se lo faccio, ci crepo? Non lo so, ragazzi, non lo so. Proviamo, ragazzi. Ragazzi, si può fare, ma allo stesso tempo non è difficile, cioè... È difficile, ragazzi, non è che ve lo devo stare a spiegare. Move faster! Malak's here! Try him! No, vedi, a quello lì, quando passava nei portalini, non moriva. Quindi hanno aggiornato sta cosa, vedi? Ragazzi, è andata pure questa. Ci ho provato. Ragazzi, ci sto mettendo tutta la buona volontà dell'universo, ma non è possibile. Mi frega qua, ragazzi. Non so la strada. Ho perso. Ragazzi, mi sono perso la grande. Perfetto. C'era Malak lì. Come non mi ha ammazzato non lo so neanche io. Ragazzi, siamo tornati qua. Però abbiamo una vita sola, ragazzi. Lo facciamo come va. Prendiamo A in caso, eh. Uno.
Io e te. Mi frega nel finale, ragazzi. Mi frega sempre nel finale. È la terza volta che ci arrivo, ragazzi. Mi frega nel finale. C'è niente da fare. Mi fregano i portalini, ragazzi. È una roba assurda. Ci ho messo la volontà e il godo assoluto, ragazzi, vi giuro. Sono tre volte che mi frega sempre con quei maledetti portalini, ragazzi. Apprezzate il mio impegno godoso, moralmente, proprio di cuore godoso. Questa era una S grossa come quella di Superman, ragazzi. Altro che A per essere morto con questi portalini maledetti. Questi sono palesemente livelli difficili che puoi masterare a S se ti ci chiudi ore, ragazzi. Io sto registrando da un'ora e sono arrivato a questo, ragazzi. Magari se l'avessi fatto altre 10 volte prendevo S, capito, no? Però io ho letto una cosa che voglio condividere con voi, ragazzi, che a quanto pare si dice, si vocifera, ragazzi, che il livello super segreto di Dark Deception si apre solamente per tutti coloro che avranno preso S a tutti i livelli, ragazzi. Ora, io non lo so se possa essere possibile questa cosa. Quanto sarà la percentuale di persone che hanno preso S a tutti i livelli? Questo già è difficile, siamo al secondo livello. Voi vi immaginate Joyland S? Oppure il livello finale con Mamma Orsa a S? Ma cosa devi essere? Un computer? Devi programmare ogni passetto? Non gliela posso fare, ragazzi. Che cosa con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.